Adesso diamo la parola a Girolamo Ranieri, che ci parlerà della chemioterapia esterna nei carcinomi del colon. A te la parola, Mino. Grazie professor Montemuro, grazie Severino e grazie a Pasquale per l'invito che ci ha coinvolti in questo interessante meeting scientifico. Però Severino, io ti devo riprendere, perché mi hai rubato le parole di introduzione. In altri termini, gran parte di quello che vi farò vedere oggi è possibile grazie all'idea antesignana realizzata circa 20 anni fa dal professor Cosmo Damiano Gadaleta, che in veste di specialista in medicina interna e poi di radiologia medica, ebbe l'idea di fondare un gruppo multidisciplinare nel quale oncologi, radiologi interventisti, oncologi medici, oncologi nucleari potessero essere riuniti in una struttura complessa e ora in un dipartimento di diagnosi e terapia per immagini per mettere al centro il paziente. E quindi il plagio che mi hai fatto, Severino, è quello di anticipare quello che io desideravo dire, ma con il tuo aiuto lo posso rimarcare. Allora, io vorrei un po' così uscire un po' dall'ambito puramente scientifico, in rapporto anche all'uditorio che non è di tipo prettamente medico, e esordire con qualche informazione di ordine campanilistico. Noi siamo di Bari e quindi non tutti sanno che nel 2 dicembre 1943, mentre i tedeschi si arretravano nel nord Italia, nel porto di Bari si concentravano le navi da guerra anglo-americane. E il 2 dicembre 1943 ci fu un pesantissimo bombardamento. Non funziona più. Ecco, il 2 dicembre 1943 ci fu un pesantissimo bombardamento da parte dei tedeschi, che avevano avuto nozione che le navi americane erano assembrate nel porto di Bari, e un centinaio di bombardieri Junkers 88 bombardarono il porto di Bari. Queste sono immagini veramente d'epoca. Voi vedete le mura della città di vecchia, il castello Svevo, e i fumi che si liberarono nel porto di Bari, nella città vecchia. Non tutti, e soprattutto nessuno, sapeva che in una di quelle navi, la John Harvey, vi erano dei depositi di diverse tonnellate di gas iprite, che è una mostarda azotata che veniva utilizzata come gas nervino, perché era un segreto nel caso in cui i tedeschi avessero utilizzato i gas nervini, che erano proibiti dalle varie convenzioni internazionali. E allora gli anglo-americani pensarono: se li utilizzano i tedeschi, noi ne teniamo una scorta, per rappresaglia li utilizziamo anche noi. Tutto questo per dire che si osservarono circa 1 migliaio di morti tra coloro che erano stati interessati dall'esposizione di questa mostarda azotata, di questo gas iprite. E una cosa interessante che si notò un po' di giorni dopo il bombardamento, quando gli esposti furono ricoverati nel policlinico di Bari, fu che le persone esposte avevano un calo incredibile dei globuli bianchi, cioè l'effetto collaterale di queste iprite era l'abbassamento dei globuli bianchi. E allora, senza prenderla per le lunghe, due farmacologi americani ebbero tutti gli incartamenti segreti dell'esercito anglo-americano, con lo scopo di capire perché e cosa avesse determinato questa riduzione. Erano Good e Gilman che scrissero poi dei testi sui quali anche noi abbiamo studiati, ma loro ipotizzarono questo concetto: ma se questa mostarda azotata fa abbassare i globuli bianchi, perché non la utilizziamo nelle leucemie, dove i globuli bianchi sono incrementati? Bene, così è nata la chemioterapia. Molti oncologi non lo sanno, ma è nata a Bari nel 1940. Questa chemioterapia antitumorale ebbe degli sviluppi fino a che nel 1954 a questa bimba di 9 anni fu formulata una diagnosi di leucosi acuta,
e con alcuni derivati sviluppati da Gilman, va bene, questa bambina fu guarita definitivamente. Ecco, questo è il primo esempio di una persona guarita con la chemioterapia per un tumore ematologico. Vi prego di focalizzare su questo aspetto, quindi non per una neoplasia solida. Ovviamente, da allora furono sviluppati tutta una serie di classi di chemioterapie, non mi dilungo, gli alchilanti, le antracicline, per le quali il gruppo italiano diede un contributo unico, i taxani e platinati e così via. Sempre nella scia dello sviluppo delle chemioterapie e dei farmaci di ordine chimico per i tumori, nasce e viene introdotto nel 2004 un farmaco antivascolare, antiangiogenetico, il cosiddetto bevacizumab. I tumori, per poter crescere, hanno bisogno di un'infrastruttura, hanno bisogno di una rete vascolare, hanno bisogno del vettovagliamento, cioè dei rifornimenti. Se questa rete vascolare, se queste autostrade di supporto non vengono costruite, il tumore non ha i rifornimenti e muore. La terapia che blocca i vasi sanguiferi agisce con questo meccanismo. Poi gli inibitori dei recettori tirosinochinasici, che sono dei farmaci che bloccano le serrature delle cellule e dicono alle cellule non moltiplicate. Infine, i farmaci immunologici, che gli addetti alla materia conoscono come checkpoint inhibitors, quindi il nivolumab, il pembrolizumab, che hanno dato un revival alla storia della terapia immunologica iniziata circa 35 anni fa da Rosenberg, uno studioso americano, per i tumori del rene. Ecco, ritorniamo al concetto che vi avevo focalizzato. Tutti questi sviluppi farmacologici non sono in grado di guarire un tumore se il tumore è metastatico, cioè se il tumore ha dato la replicazione a distanza di esso stesso. L'unica possibilità di guarire un tumore solido è quello di prenderlo in fase precoce e di operarlo chirurgicamente. Se il tumore ha replicato se stesso a distanza, un tumore solido, non è per definizione guaribile, salvo casi eccezionali. E allora perché non tentare di utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per potenziare i sinergismi degli effetti terapeutici? Come ci è stato stamattina abbondantemente illustrato, tutte queste categorie di farmaci, di immunoterapici e di anticorpi monoclonali prodotti verso isoforme di fattori angiogenetici, nel caso della terapia antiangiogenetica, sono potenziati dall'ipertermia. Non entro nel merito perché non è questa la sede, ma fidatevi, ci sono una pletora di studi che dicono che questi farmaci e gli antiangiogenetici sono potenziati dall'ipertermia. E allora, ecco, la prima gaffe della giornata, ma proseguiamo, o meglio forse la seconda, la terza, ma proseguiamo in questa maniera per dire che noi ci eravamo già interessati con Gianmaria Fiorentini di formulare delle basi teoriche, concettuali e per alcuni versi applicate, scrivendo un capitolo di questo libro con Gianfranco Baronzio, che il professor Gramaglia, diciamo, ha conosciuto bene, e vi sono diversi articoli da loro pubblicati in letteratura scientifica. Ti prego, Severino, puoi passare alla prossima, visto che ho perso... E così come, sempre nella nostra unità operativa, abbiamo cercato di utilizzare queste tecniche combinate di ipertermia con chemioterapia, cercando anche di divulgare i dati scientifici ottenuti e senza prenderle per le lunghe. Questo è un primo articolo pubblicato su una rivista con un discreto fattore di impatto all'incirca 5 punti, poco meno di 5 punti, nella quale i radiologi interventisti, gli oncologi medici e i medici nucleari collaboravano tutti insieme
e i risultati che si ottenevano in questa miscellanea di pazienti trattati con ipertermia, chemioterapia e farmaci antiangiogenetici con il bevacizumab consentivano di affermare che le risposte e la sopravvivenza libera da ulteriore ripresa, progressione di malattia, grazie, era sicuramente superiore nei pazienti trattati con chemio, immunobevacizumab, ipertermia, rispetto alla chemio immunoterapia da sola senza ipertermia. Ecco, e su questa scorta noi abbiamo pensato di osservare una coorte più uniforme di pazienti affetti da carcinoma del colon metastatici, la cui sopravvivenza non supera, con le migliori terapie odierne, i 24-26 mesi. Il cardine della prima linea, della prima cartuccia che ci si gioca nei pazienti metastatici, è rappresentato da questa combinazione di fluorofolati oxaliplatino che gli addetti ai lavori chiamano FOLFOX4. In più, il farmaco biologico antivascolare, per semplicità non mi dilungo sulla prima scelta terapeutica se antivascolare o anti-EGFR sono dei termini tecnici, ma insomma, il cardine è questo qua. E allora noi abbiamo, come consuetudine nel nostro centro, essendo forse l'unico centro da Ancona in giù, perché ad Ancona c'è Gian Maria Fiorentini, l'unico centro di chemioipertermia istituzionalizzato, abbiamo pensato di trattare una, e abbiamo osservato, una cinquantina di pazienti naive, affetti, vergini, affetti da carcinoma del colon, trattandoli con il FOLFOX4 più il bevacizumab più ipertermia esterna. Questo, come avete già visto stamattina, è il macchinario che noi abbiamo da 14 anni, da quando, lo ripeto e mi piace ripeterlo, andai dal professor Fiorentini in quel di Empoli ad imparare i rudimenti come oncologo medico, non ero avvezzo, avevo delle riserve, ma se non c'è l'apertura mentale per valutare le altre specialità, le terapie fisiche in questo caso, si resta un po' indietro. Quindi almeno bisogna avere l'apertura mentale di poter comprendere che dove noi non riusciamo a guarire il paziente, possiamo incrementare i risultati terapeutici unendo e sincronizzando le varie forme di terapia. E nei nostri pazienti noi abbiamo utilizzato sul sito neoplastico, che poteva essere il fegato o il polmone, un'ora di trattamento con ipertermia con un wattaggio complessivo da 90 a 110 watt e con una temperatura raggiunta di circa 42 gradi centigradi. Non mi dilungo su questo quadro, i nostri dati sono in questo momento submitted su Cancers, che è una rivista della MDPI, e aspettiamo l'esito finale della valutazione. Questi sono grafici di tipo tecnico, ma soltanto per dire che questi rettangoli con il color sabbia rappresentano i pazienti che hanno avuto uno stop alla malattia, quello che in termine tecnico si chiama stable disease, una malattia stabile, cioè la malattia è stata bloccata per un po' di mesi. E queste sono le percentuali rappresentate per sito di tumore primitivo del colon, sia a destra o a sinistra, e per gli addetti ai lavori sulla condizione della mutazione genica del oncogene RAS. Voi vedete le percentuali di malattia stabile. In rosso invece sono le percentuali di quei pazienti, in rosso ruggine, sono le percentuali di quei pazienti che hanno avuto una regressione del tumore primitivo e delle metastasi, quindi una risposta più significativa rispetto alla malattia stabile. Infine la piccola ma reale percentuale di pazienti che hanno avuto una risposta completa che ho voluto indicare in celeste. Questa invece è la curva di sopravvivenza libera da progressione di malattia.
un paziente metastatico inizia la chemioterapia, risponde ed è in risposta o in malattia stabile per 10, 12, 14 mesi fino a che la malattia vince la nostra terapia e si ripresenta. Si chiama intervallo libero da ripresa di malattia, sopravvivenza libera da ripresa di malattia. Ecco, noi possiamo apprezzare che con la chemioipertermia la sopravvivenza libera da progressione di malattia si attestava intorno ai 13 mesi, con questa tripletta di ipertermia, immunoterapia e chemioterapia, laddove con il confronto storico la sopravvivenza libera da progressione di malattia senza ipertermia è sui 9 mesi, quindi si guadagnavano circa 4 mesi in più. Due immagini, questa, due diapositive, questa è la successiva, per dare un'idea delle risposte che avevamo. Qui voi potete vedere in A una scansione assiale TAT di un nodulo polmonare, vedete tutte queste diramazioni un po' irregolari. Ecco, questa è una metastasi da carcinoma del colon, vedete la freccia che la indica. Vedete come nella scansione TAT assiale trasversale, dopo il trattamento di chemio ipertermia, questa lesione in C non è più apprezzabile, cioè noi abbiamo avuto in questo paziente una risposta completa. Questo dato è stato confermato ad un'altra metodica di indagine, che è la scintigrafia PET, che a differenza dell'TAC mostra una captazione del tracciante radioattivo del desossiglucosio e si accende una spia giallo-rossa ove presente il sito di malattia. Voi vedete che questa era la lesione alla TAC prima del trattamento, questa era la lesione alla PET, vedete come si accendeva. Quindi stiamo parlando dello stesso paziente. La PET, che dà una indicazione a tipo spia, si spegne dopo il trattamento di chemioipertermia. Ancora, e mi avvio alla conclusione, questo paziente che ha... è stato trattato pure con chemioipertermia, vedete una scansione assiale di un fegato e tre lesioni ipodense necrotiche in parte colliquate, la prima, la seconda iniziata indicata dalla freccia e la terza. Voi vedete che dopo il trattamento, sempre nella scansione assiale in D, queste tre lesioni sono completamente scomparse. Le stesse scansioni studiate con la PET, cioè con quell'indagine che fa accendere i noduli tumorali. E voi vedete come quei noduli, uno, questo qua, è positivo anche all'indagine di ordine funzionale, due, questo indicato dalla freccia è positivo, e ancora quest'altro. Dopo il trattamento la PET si spegne, quindi la risposta. Infine, sempre lo stesso paziente, studiato con la PET in una scansione coronale, che significa le scansioni coronali, come io ho imparato dal mio maestro, il dottor Gagaleta, sono quelle scansioni che dividono il corpo umano in una parte anteriore e in una parte posteriore. Ecco, qui vedete il fegato, vedete tutti questi aggregati neri nel fegato che io cerco di delimitare, e c'è la freccia, sono sedi di metastasi, cioè il fegato è completamente impregnato da metastasi alla scansione coronale PET. Non badate ai reni che sono normalmente impregnati alla vescica, siccome agli ureteri, questa è l'eliminazione del desossiglucosio, quindi la malattia è questa. È bello osservare, molto bello osservare per noi, che dopo il trattamento di chemioipertermia alla scansione PET il fegato è completamente pulito. È per noi una risposta completa, bellissima. Quindi, le conclusioni che io mi accingo a sintetizzare, a differenza di quanto qualcuno così ha ventilato stamattina, l'ipertermia non è una tecnica sperimentale. Esistono molti dati che voi avete visto che dimostrano che è una tecnica acclarata con delle indicazioni con un forte background preclinico, biologico, scientifico e con dei dati clinici che ne confermano l'utilità e il vantaggio terapeutico.
L'ipertermia è stata riconosciuta dal legislatore perché viene erogata in esenzione oncologica dal sistema sanitario nazionale, quindi proprio per essere terra terra. O il legislatore è impazzito dicendo che l'ipertermia può essere somministrata ai pazienti oncologici, e se non è impazzito è uno standard, è una regola, e quindi non siamo più nello sperimentale. E allora nella struttura pubblica viene erogata in esenzione con questo codice del nomenclatore nazionale, il 9985. È sicuramente una terapia aggiuntiva, non è la bacchetta magica, ma lavora insieme alle altre terapie, con la chemioterapia, ok, ma lavora soprattutto, per quelli che sono i nostri studi e la nostra tradizione traslazionale, sulla quale ci piace ricordare, un po' in senso narcisistico, avere una buona produzione scientifica, lavora soprattutto vasodilatando, riducendo l'ipossia e quindi lavorando nella riduzione dei vasi sanguigni e nella riduzione della formazione dei vasi sanguiferi, e quindi lavorando sincronamente con il bevacizumab, che per antonomasia, vi ho detto, il primo farmaco antiangiogenico. I potenziali effetti collaterali, come ci ha ricordato Gianmaria Fiorentini, sono praticamente irrisori: l'eritema cutaneo, bisogna soltanto stare attenti se il paziente lamenta calore, che è già di per sé un evento raro, a non insistere, altrimenti gli provochiamo l'ustione. Però altri effetti collaterali non ve ne sono. E i nostri dati su questa serie di circa 40 pazienti, tutti omogenei, i dati scientifici confermano anche l'utilità in termini di sopravvivenza libera da progressione di malattia nei pazienti affetti da carcinoma del colon. Ovviamente dal punto di vista scientifico è importante fare studi di conferma, fare anche studi allargati e multicentrici. E il messaggio che io vorrei così lanciare nel contesto di questo meeting, che in maniera molto coraggiosa il dottor Lacanna ha organizzato, coinvolgendoci in una sorta di maratona d'orologio per la fretta di tempi ridotti, è che noi dovremmo cercare di divulgare diciamo la cultura dell'ipertermia oncologica, sia in senso scientifico ma anche in senso applicativo sul territorio. Perché il professor Gramaglia fa l'ipertermia oncologica e in Basilicata non c'è? Perché da noi si fa l'ipertermia oncologica e in un'altra regione non c'è? Allora ci sono pazienti di serie A e pazienti di serie B, oppure la gente va in quel di Roma e va in uno studio privato che è giusto che lavori in maniera seria e paga per fare l'ipertermia. Infine, ma non infine, vorrei solo ricordare che l'ipertermia oncologica è stato oggetto di insegnamento universitario presso l'Università Tor Vergata di Roma, con diversi cicli di perfezionamento, e nel 2010 anche noi, del gruppo del professor Gadaletta, siamo stati invitati a fare delle lezioni, quindi anche l'università ha concorso, può concorrere e dovrebbe concorrere, forse anche in Basilicata, con la diffusione scientifica di questa terapia che è l'ipertermia oncologica. Vi ringrazio per la vostra attenzione. I risultati di questo lavoro, dovete immaginare che lavoro c'è alle spalle proprio per rendere sicuro e certo il trattamento. Voi potete fare il pari adesso, come sentite sicuramente in televisione, per quanto riguarda il vaccino anti-Covid, prima fase, seconda fase, terza fase, e quindi potete immaginare che il lavoro c'è dietro a questi risultati. Quindi c'è un lavoro immane che in team si porta avanti, e chi applica questa terapia, questo trattamento, certamente per dare maggior sicurezza a queste terapie che sono sicuramente innovative, che sicuramente, tra virgolette, Mino Ranieri ci ha detto che non è sperimentale, però il nostro obiettivo è quello di trovare soluzioni
che possono determinare sempre di più il raggiungimento e quindi la convivenza con la patologia oncologica e quindi dare soprattutto sopravvivenza, dare soprattutto e quando è possibile anche la guarigione.